Finisce 2-2 il derby tra Gela e Nissa, valevole per l'andata del primo turno di Coppa Italia. La squadra biancoscudata passa in vantaggio prima del quarto d'ora con Ortiz sugli sviluppi di un calcio di punizione. Al 25esimo i locali pareggiano con Piazza, con una potente e precisa conclusione da fuori area, sulla quale nulla può il portiere nisseno. 5 minuti dopo la Nissa si riporta in vantaggio con Lucero, che sorprende l'estremo difensore giallonero, ma 10 minuti dopo il Gela va nuovamente in gol con Abate, che trasforma un calcio di rigore concesso dal direttore di gara per un fallo in area su Piazza. Nella ripresa pochi sussulti, il risultato non cambia fino al triplice fischio finale. La qualificazione si deciderà nella partita di ritorno il 7 settembre a Caltanissetta. Le dichiarazioni dei due tecnici al termine del match sulla pagina Facebook del Gela FC. Quello che mi interessava era la prestazione, oggi credo che i ragazzi hanno fatto una grande prestazione, con pure che c'era il caldo, stiamo smaltendo ancora tutti i carichi di lavoro e sono contento per quello che abbiamo fatto. Ovviamente c'è tanto da lavorare, abbiamo tantissimi giocatori nuovi, però sono contento per come si è comportata la squadra. E devo fare complimenti ai ragazzi perché, con pure che siamo andati sotto 2 volte, siamo stati bravi a reagire tutte le 2 volte. E questo è già un grande punto di partenza. Ovviamente sono un po' arrabbiato per quanto riguarda chi aveva preso quei 2 gol che sono stati la fotocopia, e questa cosa qua è una cosa che un po' mi fa arrabbiare molto. Sappiamo che dobbiamo trovare delle grandi squadre ben organizzate, sia dalla prima che all'ultima. Non sarà un campionato facile, sicuramente non è la promozione, ci sono squadre ben attrezzate. Ovviamente noi ci faremo trovare pronti e quello che alla fine oggi mi è piaciuto più di tutte è la prestazione. Credo che se Gela si comporta così come oggi a livello di prestazione, credo che faremo delle grandi cose. Il caldo realmente ha influenzato e i ritmi, anche se entrambe le squadre hanno provato a giocare fino alla fine, quindi da questo punto di vista lo faccio volentieri, faccio complimenti a voi perché comunque avete tenuto il nostro palleggio, che a volte non è facile. Da parte mia sono soddisfattissimo perché tutti sanno che al momento non siamo al completo, avevamo tanti infortuni e ho finito con 6 under in campo. E quindi credo che questo sia un buon segnale. E dobbiamo ovviamente migliorare su disattenzioni palesi, perché non si possono regalare 2 gol in questo modo, su palla nostra, perdere palla e prendere gol in questo campionato non te lo puoi permettere, a prescindere dal campionato che devi fare.